E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vedremo come sconfiggere Killamoth. Vedremo anche come ucciderlo, come combatterlo e soprattutto quali sono i suoi drop qua sotto in descrizione. Detto ciò, cominciamo. Scusatemi anche questa volta, ma non sono riuscito a registrare la mappa. Comunque, ho il percorso completo. Dovrete andare a Electra City, che è una mappa che potrete accedere solo partecipando a una secondaria di Moxie. Quindi è una mappa di Promethea, ma non è una mappa che incontrerete normalmente. Una volta arrivati a Electra City dovrete seguire la questa, appunto, di Killavolt. Nel caso invece l'abbiate già fatta, vi basterà recarvi al luogo dove c'è la sua arena, che state vedendo qua nel percorso. Quindi attraversare la città praticamente dal vostro spawn in linea diagonale. Ho fatto il giro esterno per rendervelo un po' più facile da capire, per evitare la maggior parte dei nemici. E una volta fatto questo giro dovrete entrare nella parte dell'arena. Da qui potrete poi buttarvi giù e incontrare Killavolt. Eccoci arrivati. Vediamo quindi il boss. Questo è Killavolt. L'arena ha tutte queste sorte di tasselli sul fondo che si elettrificheranno ad ogni attacco di Killavolt, oppure se voi colpirete per terra con delle armi elettriche. Quei tasselli scompariranno da soli dopo un attimino, quindi non saranno più, diciamo, elettrizzati dopo, ma dovrete stare attenti perché non avete modo di evitare questo effetto elettrico quando Killavolt andrà ad fare il suo attacco AoE e andrà a elettrizzare l'intera arena. Quindi, detto ciò, i pattern li state vedendo di attacco. Adesso ha elettrizzato l'intera arena e vedete che io non ho avuto modo di schivarlo. Aspettiamo che torni giù Killavolt. Intanto eliminiamo un pochino dei suoi sgherri. Ecco qua. Per adesso ha questo scudo che lo rende invulnerabile finché ce l'attivo. E una volta che è disattivato potrete andare a colpirlo. Diamogli quindi il colpo di grazia ed ecco qui, Killavolt è morto. Inoltre questo è un boss un po' particolare perché se morirete all'interno di questa arena e respawnerete lassù dove c'è il teletrasporto, Killavolt respawnerà, non sarete costretti a tornare a menu e tornare dentro per farmarlo. Dipende, se avete poi il gioco su un SSD la cosa sarà molto più facile. Quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato, in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora, per aiutare me e supportare il canale permettendo di fare tanti nuovi video. Troverete qua sotto in descrizione, come sempre, i link alle guide di tutti i suoi drop. Da Roid è tutto, ciao a tutti!